intanto, come dire, l'idea di calare la pianificazione strategica, l'urbanistica, quindi lo sviluppo del territorio dentro il mondo in cui siamo. C'è una grande crisi. Ciò che poteva andare bene solo qualche mese fa, un anno fa, oggi è vecchio, superato. Abbiamo una logica legata, avevamo una logica legata allo sviluppo quantitativo, al mattone, al consumo del territorio. Oggi dobbiamo passare alla riqualificazione, al riuso. C'è un nuovo modello di sviluppo che Rimini deve avviare. Noi dobbiamo passare dallo sviluppo quantitativo a quello qualitativo. Ciò che andava bene qualche mese fa, qualche anno fa, o si pensava potesse andare bene, quindi consumo del territorio, costruzioni, non va più bene, è vecchio, è superato, non sta più in piedi. Abbiamo 15.000 case sfitte, abbiamo richieste per permessi di costruire e allo stesso tempo richieste per prorogare i permessi di costruire, perché è finito un mondo negli Stati Uniti, in Europa, il mondo dell'accumulo, del consumo del territorio senza pensare se costruisci qualcosa come ci arrivi, a quale strada, a quale piste ciclabili, a quale qualità, a quale segno estetico. Noi, come dire, si rivoluziona questo approccio non per dare un giudizio sul passato, ma perché è ciò che serve oggi e serve al futuro. Un'analisi del presente, una crisi di un modello per avere lo sguardo verso il futuro. Quindi quartieri, rigenerazioni dei lungomari pensati dentro un'idea di città. Un grande anello verde, una circolare verde che dall'Arco d'Augusto va giù per il Parco Cervi, risale per il lungomare, Porto Canale, Banchina, Ponte di Tiberio, Ina Casa, Padulli, Grotta Rossa, poi dalla Grotta Rossa sotto la Statale 16 con un sottopasso pedonale ciclabile, Quinto Peppe e quindi Pala Congressi, Arco d'Augusto. Dentro questo grande circolare verde 7-8 ambiti di riqualificazione e rigenerazione urbana, questo anello verde che si collega con il resto del territorio, con nord e sud, con i lungomari, con le vie dell'acqua, l'Ausa, il Marecchia, con le vie principali di collegamento verso il Forese. Cioè diamo un senso a ciò che andiamo a fare, a ciò che andiamo a riqualificare, non vari puntini, varie costruzioni, palazzine. Oggi noi rischieremmo di avere, come dire, se non avessimo detto dei no, noi rischieremmo di avere palazzine, quartieri diffusi dove la gente non va a abitare perché non può permetterselo, perché quel mondo è finito. Avremmo una serie di cantieri aperti infiniti. Avete presente le reti arancioni dei cantieri aperti con il cartello lavori sospesi per crisi. Noi questo non lo vogliamo, non ce lo vogliamo permettere. Vogliamo dare futuro a chi vivrà a Rimini, funzioni alle frazioni, il polo del benessere a Miramare, il grande polo che attrae turisti, che attrae stranieri da tutto il mondo nell'area nord, un polo dove la vita attiva, lo sport praticato, la prevenzione, l'alimentazione, la salute si incontrano. Nel mondo ci si muove sempre più e se tu hai un polo dove puoi fare un check-up, capire quali sono i tuoi bisogni alimentari, come muoverti meglio, puoi andare a fare vacanza e fare tutto questo. Nell'area nord pensiamo questo, quindi un cuore verde, l'anello verde che si collega alla riqualificazione dei lungomari. Ogni progetto è letto dentro un'idea di città. Passiamo dal consumo del territorio alla riqualificazione.